Campionato di calcio. Folla straripante sino ai margini del terreno di gioco allo stadio comunale di Bologna per la venuta dell'imbattuto Milan, grande attrazione internazionale del torneo. Sotto la direzione del romano Orlandini, la partita inizia a ritmo serrato e i bolognesi, in maglia verde per dovere di ospitalità, fronteggiano con calma ed abilità lo squadrone rossonero. Non si fa tempo a registrare un netto fallo di Ballacci ai danni del lanciatissimo Sørensen e sarebbe stato un sacrosanto calcio di rigore che l'attenzione si sposta dall'altra parte del campo, dove la difesa milanista commette un pasticcio consentendo a Cervellati di portare i pedroniani in vantaggio. È l'unica volta dall'inizio del campionato che il Milan non segna per primo. Che la 14ª giornata gli debba essere fatale? No, perché passano appena 7 minuti che Schiaffino, con un numero di alta acrobazia, sorprende nettamente Giorcelli e rimette in parità le sorti dell'incontro. Alla ripresa del gioco l'uruguaiano sfodera il meglio del suo repertorio e sotto la sua spinta imperativa il Milan si distende armoniosamente all'attacco. La difesa bolognese è ora impegnata a fondo per fronteggiare quell'autentica società delle nazioni che è la prima linea milanista, alla quale da man forte il terzino Silvestri, con qualche punizione da brivido come questa, persa d'un soffio alato del montante. Come logico corollario della sua maggiore pressione, la squadra ospite riesce a passare ed è il capitano Nordahl che, anticipando i difensori, batte irresistibilmente Giorcelli per tiro angolatissimo. Questa volta il Milan è padrone del campo. All'abbraccio dei giocatori fa riscontro il sorriso del presidente, finalmente libero da preoccupazioni. Che questo sorriso sia di buon auspicio per il prossimo grande derby della Madonnina. Enorme aspettativa per l'esibizione del Milan, che si ripresenta al gran completo avendo recuperato Schiaffino, che ha scontato le 5 domeniche di squalifica. 35.000 spettatori si affollano sugli spalti, un po' con la speranza di assistere ad una scintillante partita dei rossoneri, un po' con la speranza di poter applaudire la squadra del cuore. I torinesi, per dovere di ospitalità, indossano la maglia bianca con la fascia granata, cioè la divisa tipo River Plate. All'inizio si rivede davvero in campo il Milan dei suoi giorni più belli, il Milan spauracchio di tutte le difese, il Milan dal gioco irresistibile che tanti entusiasmi ha suscitato su tutti i campi della penisola. Il trio leader, lo Schiaffino di Cagni, sembra ritrovarsi per in campo. Ma il Granata non stanno ad ammirare le palle avversarie e non tralasciano occasione per portare la minaccia sotto la rete di Buffon. E le veloci puntate offensive in contropiede dei terreni di casa non sono certo prive di incisività. Così la partita acquista ben presto tali vividi ed emotivi. La classe dei milanisti finisce però per avere la meglio. E all'undicesimo minuto Prignani, postato nel settore destro del campo, scarta molto raggio e saette diagonalmente a rete. Allora mi pare che il ragazzo sia avuto da tiro scoppato da distanza ravvicinata. Passati il vantaggio, i rossoneri insistono nell'intento di raddoppiare il punteggio per mettere al sicuro il risultato. La difesa granata però regge validamente la posta d'urto della prima linea milanista, ma se Ricagni si deve fermare per quel gioco, Schiaffino riuscirà poco dopo a mettere a segno la seconda rete per un giro violentissimo da pochi passi. La partita sembra virtualmente chiusa, anche perché l'arbitro Ioni annulla una rete di sentimenti per fuori gioco di posizione di Fertolone. Risultano le proteste dei torinesi che così vanno al riposo col passivo di due reti. I rossoneri hanno ancora uno strappo energico all'inizio della ripresa, ma la loro azione non è più armonica come di anzi e qualche giocatore risente della dura lotta dei primi 45 minuti. La difesa granata, non più assillata da una mole di lavoro oneroso e difficile, riesce a farsi valere e si apre allora un periodo di tamburoggiante offensiva dei padroni di casa. I torinesi moltiplicano i loro sforzi per tentare largo recupero. 2 o 3 volte il portiere rossonero è chiamato a miracolosi salvataggi. La sua porta sembra sprecata, ma al 22esimo i locali recuperano il premio alle loro fatiche. Un tiro preciso di Antoniotti non lascia scampo a Buffon. Il Torino meriterebbe forse il pareggio, se non altro per il suo generoso prodigarsi.
ma i rossoneri, ripreso il controllo del gioco al centrocampo, non consentono più all'avversario di presentarsi minaccioso nella sua area. Vittorioso dopo una dura lotta, il Milan ringrazia gli altri che hanno lavorato per lui e guarda con più fiducia all'avvenire. Campionato di calcio. In un momento psicologicamente pericoloso, il Milan scende all'Olimpico per affrontare la Lazio, in quella che potrebbe essere la partita decisiva di tutto il campionato. I rossoneri hanno sostituito Silvestri, Maldini e Nordahl con Beraldo, Pedroni e Di Cariotto, e ripresentano Sørensen alla destra. Al fischio dell'arbitro Ionni, i milanisti sono partiti con decisione e dopo soli 4 minuti riescono a fare breccia. Rignani ha la palla buona sul piede e Saetta a rete da pochi passi. Niente da fare per la difesa azzurra. Milan 1, Lazio 0. Il segnare in apertura di gara costituisce un vantaggio non indifferente. I rossoneri ne approfittano, controllando le puntate laziali e cercando di raddoppiare in contropiede. Il livello del gioco non è eccesso, ma la battaglia è avvincente perché la Lazio lotta con tenacia. Al 44esimo, per fermare Divolo lanciato a rete, Pedroni è costretto a mettere in angolo. Lo batte Burini, parabola lunga, testa di Hansen, rete. Il gol caricato da Divolo non ha potuto tentare la parata. Il malumore dei rossoneri si placherà soltanto 2 minuti dopo, allorché Sørensen li riporterà in vantaggio. Così il primo tempo si chiude sul 2-1 a favore della capolista. Nella ripresa i padroni di casa lasciano chiaramente intendere di volere riconquistare il pareggio e si proiettano con insistenza all'offensiva. La retroguardia milanista però è vigile e dalla gran massa di attacchi laziali scaturiscono soltanto alcuni calci d'angolo che rimangono infruttuosi. Se non basta la difesa a sostenere il ritmo delle puntate degli azzurri, sono pronti a retrocedere Fontana e Sørensen, veramente encomiabili per il loro incessante prodigarsi. Così tutti i tentativi dei locali sembrano destinati a naufragare, perché il Milan si fa sempre più guardingo e il suo blocco arretrato appare troppo forte per lo sconclusionato attacco azzurro. Al 10° minuto giunge il pareggio. Lancio di Burini, scatto di Bredesen, rete! A regolare la posizione di Bredesen. I milanisti tornano a far cerchio attorno a Ionni invocando il fuorigioco, in realtà abbastanza evidente, ma l'arbitro dopo aver consultato un segnaline convaliderà e così il Milan avrà tutto da rifare. È un momento critico perché un attimo di sfantamento darebbe via libera alla Lazio. Oggi però la squadra milanese non si lascia demoralizzare. Lidl la sostiene col suo gioco a centrocampo, schiappino da tono all'attacco con la sua inventiva. Il quintetto di punta rossonero torna così a presentarsi sotto la porta di Zibetti e dopo 12 minuti si riporta in vantaggio. A seguito di una complessa manovra di tutto l'attacco, un tocco di Schiappino raggiunge Vicariotto smarcato. Saete del centro avanti, rete. Milan 3, Lazio 2. Adesso la partita è veramente decisa, perché appare chiaro che i rossoneri non si lasceranno più sfuggire le redini del gioco e perché la Lazio è stanca e rassegnata. Le radioline portatili intanto danno notizie confortanti sull'esito della partita pro patria udinese, lasciando sperare in un inciampo delle zebrette. Così i rossoneri giostrano in tutta sicurezza e una quarta rete di Sørensen verrà a suggellare la partita. Con 3 punti di vantaggio sull'Udinese, il Milan può guardare con più serenità all'orizzonte, sul quale fa già capolino lo splendente scudetto tricolore. Quinto scudetto al Milan. Ai rossoneri che ospitano la SPAL nella penultima partita del campionato basta un pareggio per acquisire la matematica certezza nel successo finale. Ma gli uomini di Puricelli, che domenica scorsa hanno colto una clamorosa vittoria a Genova, vogliono accomiatarsi dal loro pubblico con una nuova superba prestazione che lascia a tutti l'indelebile ricordo del grande Milan. Quella di oggi, insomma, deve essere la giornata dell'apoteosi, la giornata del trionfo. E i tifosi attendono perciò impazienti la prima segnatura che dia l'avvio ad una larga vendemmiata di Nordahl e compagni. Gli estensi però non sono rassegnati a soggiacere di fronte al gioco autoritario e brillante della capolista e si battono con gagliardia facendo blocco davanti alla rete difesa dallo scattante Persico. Invano i frombolieri rossoneri cercano uno spiraglio per piattare la stoccata risolutiva. Invano Schiappino prodiga i tesori del suo formidabile repertorio. Inutilmente Nordahl fa sfoggio della sua potenza atletica. La porta della SPAL sembra sfregata e il pubblico comincia a spazientirsi, forse temendo che il Milan non riesca a passare. Finalmente, al 36esimo minuto, si offre ai rossoneri l'occasione per andare in vantaggio sotto forma di un rigore che l'arbitro Bonetto concede per mani di Morin.
giustiziere di turno è Schiaffino. Bel gol, ma Nordal si è mosso in anticipo e l'arbitro fa ripetere il tiro. Questa volta il Pepe sbaglia nettamente il bersaglio, calciando alto sopra la traversa. C'è davvero da preoccuparsi. E Busini sembra chiedersi se sia poi tutto così facile come sembrava, ma i dubbi sono di breve durata. Su un'azione di Prignani e Schiaffino, Nordal saetta di prepotenza in rete. Il ghiaccio finalmente è rotto e la folla esulta, perché ha capito che adesso tutto filerà liscio come l'olio. Infatti, prima che il tempo scada, il Milan arriva una seconda volta a bersaglio, ancora con l'ausilio di un calcio di rigore. Questa volta è Sørensen che si incarica del tiro, e la sua fucilata non concede scampo a Persico. Con due reti di vantaggio il Milan può attendere serenamente l'ora del trionfo. La ripresa non ha più storia. Tutto si risolve in una scapigliata e irresistibile galoppata dei padroni di casa. I tifosi possono così deliziarsi alle prodezze di Lidl, ancora una volta grande ispiratore della manovra offensiva, e alle squisite e finette tecniche di Schiaffino, tornato ad essere quell'eccezionale fuori classe che tutti conoscono. Al 14esimo, terza rete. Nordal tocca a Schiaffino, si smarca in avanti e batte Persico che aveva tentato invano l'uscita. Di fronte a questa formidabile macchina da gol, la SPAL continua a battersi con tenacia, riscuotendo consensi per la sua correttezza e la sua lealtà. Ma al 18esimo il Milan fruisce del terzo calcio di rigore della giornata, e questa volta sarà Nordal ad assumersi la responsabilità del tiro dagli 11 metri. Il capitano però è negato per i rigori e la sua cannonata fa volare la sfera sopra la traversa. Nessuno se la prende, anzi, molti applausi partono all'indirizzo di Nordal. E il godimento della folla continua. I più ammirati sono Schiaffino, Lidl e Nordal, e con loro anche Prignani si mette in evidenza con qualche spunto in velocità degno di un giocatore di alto rango. Se l'amleto rossonero sapesse sempre fornire questo rendimento, la nazionale azzurra avrebbe un'ala sinistra in tutto degna dei grandi campioni del passato. Quinto scudetto del Milan. I festeggiamenti per la vittoria nel campionato si sono aperti in un cinema di Milano con la proiezione di un documentario, sintetizzando tutte le partite più significative disputate dai rossoneri nel corso del torneo. I tifosi hanno così potuto rivivere i momenti più emozionanti e più inebrianti della grande avventura che ha permesso alla squadra milanista di pregiarsi per la quinta volta dell'ambito scudetto tricolore. A più riprese il pubblico ha sottolineato con applausi le prodezze dei suoi beniamini e una lunga, calorosa ovazione ha salutato la conclusione del documentario, mentre il grido Milan, Milan veniva scandito a gran voce nella sala. I tifosi che non avevano potuto assistere alla proiezione, ci volevano almeno 5.000 posti per accontentarli tutti, hanno sostato in paziente attesa all'uscita del cinema, per stringersi con strarifante entusiasmo attorno ai giocatori, ai dirigenti, all'allenatore Puricelli. E Cagni, Schiaffino, Sørensen, Prignani e tutti gli altri rossoneri hanno compreso in quel momento di quale portata fosse l'affetto dei loro sostenitori, che volevano ancora vederli, ringraziarli e ottenere l'ultimo autografo della stagione, quello da conservare fra i ricordi più cari. Presenti anche i giocatori della Honved, venuti per incontrarsi con i neo campioni d'Italia. E presente anche il presidente rossonero Andrea Rizzoli, al quale va il merito di aver saputo creare la squadra dominatrice del torneo. Ma passiamo al secondo atto dei festeggiamenti e portiamoci a San Siro, dove la Honved ha richiamato 60.000 spettatori. La partita fra i magiari con i prestigiosi Puskas, Košić, Bosi, Tibor e Lorant e i neocampioni è l'avvenimento più importante della stagione calcistica. È il confronto fra due scuole che sono all'avanguardia nel mondo, fra due squadre che rappresentano quanto di meglio può offrire il calcio europeo. La grande attesa del pubblico non andrà delusa. Il Milan, per nulla soggiogato dai nomi dei famosi assi d'Ungheria, parte alla garibaldina, cercando di sfruttare subito la potenza del suo miglior reparto, di quella linea d'attacco internazionale alla quale va gran parte del merito nella vittoria in campionato. I bianchi della Honved però sono venuti a San Siro per dare dimostrazione di bel gioco e si presentano con un'azione Botic Puskas e un gran tiro del colonnello che Buffon para a fatica. Il gioco si snoda piacevole e veloce, non c'è l'assillo dei due punti e la partita, disputata all'insegna della massima lealtà sportiva, consente alla folla di gustare uno spettacolo d'eccezione. Se i magiari hanno classe da vendere, i rossoneri vogliono dimostrare di non stipulare nel confronto e alcune loro azioni a largo respiro strappano l'applauso a scena aperta. All'ottavo minuto Maldini mette in azione Schiaffino. Il Pepe controlla lo schieramento dei compagni, poi smarca Nordal. Caricato, il pompiere perde la palla. La recupera energicamente Sørensen che dà a Schiaffino. Nuovo scambio con Sørensen, palla a Prignani. Rete! Ma l'arbitro Marchetti annulla perché ha rilevato un fallo di
La gioia della folla si tramuta in sferamento al 32esimo, allorché gli ospiti con una piccante azione da sinistra a destra smarcano alla perfezione Tibor. Dalla sinistra saetta in corsa, piede di Pedroni, autorete. La netta deviazione del centro mediano ha messo fuori causa Buffon, che forse avrebbe parato il tiro dell'ala sinistra. Il Milan, punto dell'orgoglio, ha una vivida reazione. Nordali rompe nell'area dei bianchi, tocca a Frignani, uno scarto, un tiro secco, formidabile parata di Palaga. Ancora una volta, l'applauso si svolta improvvisamente perché i magiari mettono a segno la seconda botta. Un'azione apparentemente innocua, un tocco magico di Cochis, uno scatto di Tibor, Buffon è battuto. Questa volta la replica del Milan è ancora più autoritaria. L'azione parte da Schiaffino, scatto di Ricagni, rete! Alla ripresa del gioco la Honvéd conduce quindi per 2-1. Gli ungheresi hanno avuto forse un maggior numero di occasioni, ma nel complesso si è avuto un certo equilibrio e i rossoneri hanno retto magnificamente il confronto. Sono ancora loro a prendere l'iniziativa nel secondo tempo e la minaccia si addensa sotto la porta di Palaga. Da Sørensen a Schiaffino, allungo a Nordal, tocco a Ricagni. In extremis Rakosi riesce a salvare su Schiaffino che era filtrato fra le maglie della difesa. Lorant allontana definitivamente vincendo il duello con Nordal. Le emozioni si susseguono a getto continuo. Sulla replica della Honvéd, grosso pericolo per la rete di Buffon. Scattato oltre i terzini, Tibor mette a bersaglio ma l'arbitro non convalida. Al 14esimo minuto lanciato da Schiaffino, Nordal irrompe in area avversaria ma è messo a terra da Lorant e Rakosi. Inevitabile il calcio di rigore. Lo batte Sørensen. Tiro raso terra, rete 2-2. Nessuno prima della partita avrebbe osato sperare che il Milan potesse uguagliare nel punteggio i famosi assi magiari. Ma non è ancora finita. Tocca ora a Buffon entrare in scena per neutralizzare i bolidi di Busquets e compagni. E il portiere rossonero, che già si era fatto tanto ammirare a Parigi, si esibisce in alcune parate di grande classe. E su un travolgente contropiede, Nordal lancia Schiaffino che scatta irresistibilmente. Chiama fuori il portiere, rete 3-2. La folla ora è in delirio. Ha ammirato la Honvéd, veramente degna della fama che l'aveva preceduta, ma al termine della appassionante contesa ha potuto dedicare tutti gli applausi agli atleti in maglia rossonera, che anche oggi hanno dato una luminosa prova del loro valore, giocando una partita veramente formidabile, conquistando una vittoria che potrà essere segnata a caratteri d'oro nella storia del calcio italiano. Campionato di calcio. Sconfitto a Bergamo nella giornata inaugurale, il Milan si presenta al suo pubblico smanioso di rifarsi e di tacitare tutte le critiche formulate sul suo conto. Allo stadio di San Siro è oggi di scena la Sampdoria, un'altra squadra alla ricerca del suo miglior gioco, animata però da uno spirito garibaldino che può mettere in imbarazzo i reparti arretrati rossoneri, sui quali maggiormente si sono riversati gli strali dei tecnici. Alle prime battute la partita prende una piega poco propizia ai campioni d'Italia, sorpresi dal brio e dalla vivacità dei blu cerchiati. Dopo soli 3 minuti di gioco, un'azione sviluppata dal reparto destro sampdoriano, sulla quale Buffon avrebbe potuto facilmente intervenire, provoca invece una banale autorete di Cognon. Così la Sampdoria si trova inaspettatamente in vantaggio. È una doccia fredda che proprio non ci voleva per il Milan, costretto ora a giocare con l'orgasmo di rimontare una rete e con l'impressione che la dea bendata, come era avvenuto a Bergamo, gli abbia deliberatamente voltato le spalle. La spinta offensiva dei rossoneri si fa di minuto in minuto più decisa, ma gli attaccanti non hanno il piede centrato e la porta di Pim, per quanto corra seri pericoli, non capitola. Si dovrà attendere sino al 20esimo perché giunga la sospirata rete del pareggio. L'azione si sviluppa sulla sinistra dove Frignani controlla la sfera e quindi il rovescio al centro. Nordal di testa, rete, 1-1. Rotto l'incantesimo, tutto sembra diventare facile per i campioni d'Italia che ritrovano la vena del loro miglior gioco offensivo. Dopo soli 9 minuti, infatti, vanno in vantaggio con una spettacolosa punizione di Dalmonte, di fronte alla quale Pin è impotente. Ma non basta, prima che scada il 45esimo minuto, Schiaffino batte per la terza volta il portiere sampdoriano. Quando si riprende il gioco, i blu cerchiati sanno già quale sia il loro destino.
La macchina da gol milanista si è messa in moto con la regia di Lidolm e di Schiappino in vena di grazia, e sarà problematico il contenerla. I campioni d'Italia partono all'arrembaggio e il povero Pin non sa più a quale santo votarsi. Buon per lui che i difensori fanno barriera all'interversare di nord alle compagni, salvando il salvabile, anche a costo di ricorrere a qualche scorrettetta. E adesso, attenzione! Scaraventata in rete da Nordal, la palla che l'obiettivo ha fermato bene in fondo al sacco, rimbalza in campo. L'arbitro Maurelli è l'unico a non averla vista entrare. Buon per lui che non era una rete decisiva. Non ci voleva altro per scatenare il Milan, deciso a stravincere malgrado la tenace difesa degli avversari e le piste arbitrali. La lunga pressione dei rossoneri sfocia al 22esimo in un calcio d'angolo sulla sinistra della porta sampdoriana. Si incarica del tiro Frignani. La palla viene allontanata dai difensori blucerchiati, ma Lidl è pronto ad impossessarsene. Lo svedese scavalcato a Rigoni allunga Mariani. Il secco tiro colpisce la traversa. Guizzo di Schiappino, rete! Peccato che un gol così bello non abbia l'applauso che merita dalla scarsa folla. E la grandinata continua. Al 28esimo Nordal, in dubbia posizione di fuorigioco, batte ancora Pin. Questa volta Maurelli applica la legge della compensazione, convalidando la segnatura. Poiché il 3 è il numero perfetto, il Milan, ai 3 gol del primo tempo, vuol far seguire nella ripresa altri 3 gol, e il giochetto gli riuscirà abbastanza facilmente. Nell'azione c'è ancora lo zampino di Nordal che smarca Mariani sulla destra. L'ex fiorentino calcia da posizione angolata con un tiro che non lascia scampo a Pin. I tifosi hanno già dimenticato gli infortuni dell'inizio di stagione e sono pienamente soddisfatti, convinti di aver ritrovato il grande Milan, lo squadrone capace di dare lezioni di bel gioco a tutti. Calcio. Il Santo Stefano calcistico milanese offre la partita che in altri tempi avrebbe fatto registrare il tutto esaurito. In uno sfondo nebbioso, presenti solo 20.000 spettatori, sono di fronte il Milan, campione d'Italia, e i bianconeri della Juventus. Due squadre dalle luminose tradizioni che in questo scorcio di torneo hanno alternato alti e bassi sconcertanti, così da trovarsi confuse nelle zone centrali della classifica a fianco delle cosiddette squadre minori. Il Milan sta attraversando una crisi tecnica di una certa portata, che potrebbe preludere anche al tradizionale cambiamento di rotta, cioè alla sostituzione dell'allenatore. Tuttavia i rossoneri hanno palesato qualche sintomo di ripresa in un incontro amichevole oltre confine e oggi sono attesi con fiducia dai loro tifosi. In effetti si nota subito che i campioni d'Italia appaiono insolitamente ben disposti e le loro manovre si snodano col brio e con la freschezza dei giorni migliori. Ciò malgrado la Juventus si dimostri tutt'altro che rassegnata e tenti, quasi sempre ad opera di Boniperti, di sorprendere la retroguardia milanista. Così la partita piacevole e veloce offre un susseguirsi di azioni nell'uno e nell'altro campo. E se le manovre dei rossoneri appaiono senz'altro più omogenee e stilisticamente pregevoli, le puntate dei bianconeri che appoggiano di preferenza il gioco sul loro capitano non mancano di incisività e di forza penetrativa. Si giunge tuttavia alla mezz'ora a reti inviolate, anche se i due portieri hanno corso qualche grosso pericolo. Ma proprio allo scadere del 30esimo minuto, a seguito di una perfetta azione in linea del quintetto di punta, Ricagni insacca con un formidabile tiro al volo. Adesso il Milan è scatenato. 37esimo, palla a Ricagni che rovescia al centro. Quinta di Schiappino, testa di Nordal, saetta di Schiappino, rete! Un autentico capolavoro che porta l'impronta del grande Milan dello scorso campionato. La Juventus inizia perciò la ripresa con due reti al passivo. Il rendimento della linea di attacco si rivela inferiore al previsto. Il direttore sportivo Combi e l'allenatore Pupo sono demoralizzati. Invece non passano 3 minuti e i bianconeri accorciano le distanze. Presta lanciato da Boniperti, traversa. Intervento di Colella che previene Buffon e insacca. 2-1. La partita d'improvviso si riaccende. Il Milan però ha intravisto il pericolo e si riporta subito all'attacco. Frignani, dopo uno scambio con Bergamaschi, lotta con i difensori torinesi e riesce ad avere la meglio. Tocca allora a Mariani, il cui tiro è parato da Viola con una splendida bloccata volante. Sul contropiede un centro di Colella non è raggiunto da Bartolini e il pericolo sfuma. Torna a farsi più insistente la pressione dei rossoneri. La difesa juventina si salva talvolta un po' affannosamente,
e l'orgasmo di Viola provocherà una punizione dal limite dell'area. Tiro parabolico di Schiaffino, rete! I difensori sono rimasti letteralmente di stucco di fronte al diabolico tiro del Pepe che ha praticamente chiuso la partita. I bianconeri hanno ancora una bella occasione per segnare in seguito ad un fallo di Bergamaschi un po' troppo severamente punito dall'arbitro. Ma presto calcio il rigore sui piedi di Buffon. La squadra di Rittoli ha vinto una bella partita, accesa ma cavalleresca, e il vivace scambio di idee tra Viola e Nordahl si placerà sotto la doccia. Al Milan dunque la soddisfazione della vittoria e la certezza di essere ritornato sulla buona strada. Si riaccende la speranza di rivedere i campioni d'Italia in lotta per lo scudetto. Campionato di calcio. Milan e Roma, due delle più dirette inseguitrici della Fiorentina, si affrontano allo stadio di San Siro, in una di quelle caratteristiche giornate meneghine in cui la nebbia rischia sempre di mandare lo spettacolo a gambe all'aria. Contro un Milan che ha ritrovato il filone d'oro di quel gran gioco che lo portò a vincere lo scudetto, la Roma vuol far valere la compattezza del suo blocco difensivo. Ma l'attacco rossonero con Schiaffino e Ricagni in splendenti condizioni di forma è una macchina da gol che ben pochi possono fermare. Le prodezze di Panetti potranno sì impedire ai frombolieri milanisti di straripare, ma non riusciranno a compiere il miracolo di innalzare una barriera insuperabile. D'altro canto, le sporadiche incursioni romaniste appaiono prive di consistenza e perciò è ben difficile che ne possa scaturire la sorpresa clamorosa. Così al 22esimo minuto la prima segnatura di Schiaffino appare la logica conclusione della netta superiorità dei padroni di casa. Passano solo 4 minuti, su lancio di Maldini e tocco di Schiaffino, Nordahl si incunea di forte nella difesa, un tiro secco, rete! Con due gol di margine il Milan non ha più alcuna preoccupazione ed è anzi la Roma che deve fare appello anche a Ghigia per cercare di frenare lo scatenato Ricagni e il velocissimo Frignani, oggi in giornata di vena. E i pericoli maggiori sono per il bravo portiere romanista, costretto a intervenire su un ennesimo tiro di Ricagni. Nella ripresa la Roma appare un po' più rinfrancata e una manovra nel settore destro le frutta un calcio d'angolo. Lo batte Ghigia. Testa di Galli, magnifico volo di Buffon. La sfera termina ancora in angolo. Nuova battuta di Ghigia, di testa Galli, tiro di Niers, palo, ancora Niers, rete, 2-1. Puricelli appare un po' preoccupato per questa stoccata dell'ex neroazzurro, ma non sono affatto impressionati i suoi uomini che tornano impetuosamente all'attacco, iniziando una sarabanda sotto porta. Ancora una volta, applausi per Panetti, autore di una prodigiosa deviazione. Sul tiro dalla bandierina, il portiere giallorosso salva acrobaticamente in due tempi. La nebbia si infittisce e non permette di ammirare compiutamente l'azione di Ricagni, che mette a segno il terzo pallone. È il 26esimo, minuto fatale per la squadra di Sarosi. Poco dopo tocca a Nordahl infilare di prepotenza con uno di quei tiri che solo lui sa scoccare in corsa. Il Milan è tornato a essere una grande squadra e la sua difesa merita un vivo elogio per la sicurezza sfoggiata. Ma l'applauso più fragoroso va alla 200esima rete di Nordahl, intramontabile vessilifero del Milan. Campionato di calcio. Tornano a San Siro i neroazzurri dell'Atalanta vittoriosi sull'Inter in due riprese e questa volta vengono ad affrontare lo scatenato Milan che è lanciato all'inseguimento della capolista. Per questa partita i rossoneri si ripresentano nella miglior formazione, pur lasciando in tribuna a soffrire Frignani e Tognon. La squadra di Cina Boniteni è una delle poche compagini che giochi aperto, anche contro avversari più forti, e pertanto la gara assume subito aspetti avvincenti per il veloce alternarsi di attacchi nelle opposte metà campo. Il Milan punta le migliori carte sul suo formidabile trio centrale, ben sostenuto da Mariani e Dalmonte. L'Atalanta sa rendersi pericolosa giostrando in velocità. Chiuso il primo tempo a reti inviolate, i padroni di casa segnano in apertura della ripresa. L'azione parte da Ricagni che ne affida il proseguimento a Dalmonte. L'ala sinistra, vinto il duello con un avversario, passa a Schiaffino. Ancora a Ricagni, tiro respinto da Galbiati, tocco di Cattozzo, Nordahl di nuovo Cattozzo e successivo pallonetto di Anobatti.
Centro di Mariani, sta filata di Schiappino, rete. Esultano i tifosi e il Milan si scatena. Passano 3 minuti, Schiappino apre ad Almonte che galoppa velocissimo sulla destra. Fucilata a raso terra, la palla fugge a Galbiati, 2-0. Non ci sono più ostacoli sul cammino dei rossoneri. 28esimo minuto, Dalmonte a Mariani. Centro, testa di Nordal e 3. I generosi atalantini accorceranno le distanze con Rossoni, ma il finale è tutto a favore dei campioni d'Italia. Un gran tiro di Nordal esce di un soffio. Poi al 44esimo Schiappino precede l'uscita di Galbiati con un tocco magico. Degno suggello ad una grande partita del Milan, deciso a battersi fino allo spasimo per difendere il suo scudetto tricolore.